Ciao a tutti. Torno a parlare in questo video delle cose giuste, delle cose ingiuste. Tutti sappiamo, tutti vediamo come intorno a noi ci siano tante persone che predicano le cose giuste. E vorrebbero le cose giuste, trasparenti, lecite. Il fatto è che torniamo sempre alla solita domanda che io mi pongo, che se la pongo, credo se la pongano tante altre persone. Perché non si fanno le cose giuste? Chi impedisce che si facciano e perché? Mi riferisco soprattutto ai governi. Certo, ognuno nel suo piccolo deve sforzarsi di agire bene, ma alla fine dei conti quanti lo fanno? Quanti di noi si agiscono bene? E comunque poi resta sempre il problema grosso, appunto, di chi ci governa, che non lo fa in modo giusto, equo, per il bene dei popoli, per il bene della gente, per il bene di tutti. Quando arrivano al potere persone brave, perché al potere io penso che persone brave ci siano state, mi chiedo, ma siamo sicuri che non ricevano pressioni da poteri forti e malvagi che con la minaccia le costringano a governare in un certo modo? È possibile che, quindi, quando a potere arrivano persone capaci, persone giuste, non vengano costrette a governare in un certo modo, a fare certe scelte, a prescindere dal volere del popolo? Probabilmente sì. Probabilmente io credo che sia così che vada. E allora cosa possiamo fare? Questa è una bella domanda. Remare contro il sistema che ci imbottisce di vanità e pensieri perversi sarebbe una cosa buona da fare. Ma non è facile. Io credo che i genitori e in genere tutti gli educatori dovrebbero sforzarsi di educare i giovani alle cose essenziali, quali il non consumismo, il non sprechismo, come lo chiamo io, il non sprechismo, il non conformismo, il non tutto e subito, la non arroganza. E a non versi tutto ciò che i media e le persone raccontano. Il mestiere di genitore e il mestiere di educatore sono mestieri difficilissimi, che oggi purtroppo vengono troppo delegati e trascurati, così che i bambini crescono maleducati, vanitosi, e spesse volte anche violenti e incivili. Nulla a che fare dunque, nulla a che fare dunque con la civiltà vera, quella del rispetto reciproco, dell'aiuto reciproco, dell'amore della famiglia, dell'amore per la famiglia, quale cellula base della società. Purtroppo oggi la famiglia è tristemente minata dal sistema che si è venuto a creare, dove la gente viene istigata al fuori casa sempre e al menefreghismo e al disamore per i genitori, per i nonni, e non parliamo degli altri familiari perché sarebbe pretendere troppo, ma almeno per i nonni e i genitori, anche per loro, c'è un totale disamore. Quindi la famiglia minata
minata dal sistema, e dalla, appunto, e anche dalla precarietà lavorativa che rende la vita di ognuno instabile, e dunque quella della famiglia altrettanto. Io credo che senza stabilità lavorativa non ci possa essere stabilità familiare, e senza questa stabilità i figli non si possano né crescere né educare bene, a meno che non si segua sempre il lavoro e quindi non ci si sposti continuamente, quindi fregandosene proprio della stabilità, e quindi ritornando un po' al nomadismo, che sta tornando, con la forza sta tornando, perché ormai il lavoro fisso non c'è, quindi non puoi permetterti di stanziarti in un certo luogo, e quindi creare una certa stabilità di vita. Ormai la stabilità di vita credo stia diventando una chimera. Io non vorrei mai che tornasse in auge il sistema moglie sottomessa come una volta, nelle famiglie una volta comandava il padre, e anche adesso in qualche famiglia ancora comanda il padre, comanda il marito. Io sono per la collaborazione fra i coniugi, per la massima democrazia all'interno della famiglia, ma è pure vero che non sempre si riescono a prendere decisioni con l'accordo reciproco. Insomma, accade qualche volta che qualcuno debba cedere e soggiacere alla decisione dell'altro. Una volta toccava sempre alla moglie, oggi dovrebbe toccare anche al marito, però non lo so se accade, e quando accade cosa succede. Può darsi che oggi quando accade che deve soggiacere l'uomo, si va a finire a litigare, non lo so. Comunque ci sono famiglie dove la democrazia, il 50%, diciamo, riesce, la collaborazione riesce, per carità, penso che ci sia, ma io credo siano eccezioni. Il fatto è che entrambi i coniugi dovrebbero avere l'umiltà di cedere qualche volta e, fra virgolette, obbedire all'altro. Ma oggi purtroppo l'umiltà è una perla rara, e l'arroganza la fa da padrona ovunque. Nessuno vuole soggiacere a nessuno, e le famiglie per questo scoppiano. E dal fatto che le famiglie scoppiano si creano tutta una serie di problematiche per la società intera. Chi ci rimette sono i figli, e tutto si ripercuote sull'intera società civile, e di civile adesso ha ben poco, perché stiamo tornando veramente ai tempi della giungla, e forse anche peggio. Ovunque ci sono bambini, ragazzini e ragazzi maleducati, vanitosi, arroganti, che a compiere gesti violenti o inconsulti non ci perdono nulla. Le cose di casa, purtroppo, l'educazione alla famiglia, l'educazione alla casa, ormai sta diventando una chimera. Le cose di casa, come lavare i panni, lavare le stoviglie, pulire i vetri, i mobili, cucinare, stirare, appendere un quadro, rifare i letti. Io credo che le dovrebbero imparare tutti. Tutti i genitori le dovrebbero insegnare ai figli, maschi o femmini che siano, perché sono cose essenziali per vivere bene. Purtroppo oggi a queste cose non ci pensa quasi più nessuno. E mi chiedo,
se non si sa badare alla casa, se non si impara a badare alla casa, come si può mantenere una famiglia? Dio credo che non ci chiami solo all'amore, ma anche a saper fare tutte le cose essenziali, funzionali e funzionali alla sopravvivenza di sé, di se stessi, alla sopravvivenza degli altri. Tutte queste cose vanno fatte per amore, non tanto per sacrificio, ma per amore e con amore. Perché se non teniamo bene la casa e non accudiamo bene i nostri cari, soprattutto i nostri figli, significa che non li amiamo. E dunque ci viene facile fregarcene. Ci viene facile cercare di sfuggire, cercare di uscire fuori casa, stare sempre fuori casa. La famiglia è la cellula base del vivere civile e io credo che se questa funziona, funziona tutta la società. Io non saprei indicare un'alternativa valida alla famiglia. Non c'è dubbio che la famiglia comporta dei sacrifici, certo, comporta dei sacrifici e i figli andrebbero educati a questi sacrifici, ma sacrifici sempre fra virgolette, perché badare alla famiglia significa amare i propri cari e amare se stessi. Il problema è che oggigiorno queste cose pochi le capiscono, nessuno vuole sacrificarsi, ma forse nessuno vuole amare. Io credo che i ragazzi e le ragazze che non sono pronti a sacrificarsi e a badare alla famiglia, a badare alla casa, oltre che a lavorare fuori, perché tutti vogliono lavorare fuori, in casa non ci vuole stare nessuno. E chi non vuole stare in casa, credo che di figli non ne debba fare mai, non ne debba fare. Glielo consiglio con tutto il cuore, perché facciamo danno a noi stessi, facciamo danno all'intera società. Far crescere figli senza amore, senza la presenza assidua dei genitori, senza l'educazione, io credo che sia un delitto. Un grave delitto per tutti, per tutta l'umanità. Credo che siano cose essenziali queste. Mi fermo qui, non voglio continuare con questo dramma, con questo videodramma. Comunque, nulla toglie che le famiglie che funzionano ci sono, le persone che amano la famiglia ci sono, per carità, io non sto dicendo, non voglio dire che tutto fa schifo, niente da dire. Il problema è che la maggior parte delle famiglie non funzionano, e la maggioranza conta, questo è il problema. Le famiglie che funzionano ci sono, per carità. Grazie per avermi ascoltato, ci sentiamo presto, a presto. Ciao.